Luca. Perché spine sono c'è. Ah, buongiorno, buon pranzo, che capelli schifosi. Come state? Oddio. Mi sto truccando. Si vede che ho un occhio con maschera e l'altro senza. Ho un occhio completamente nero e l'altro no. Perché le persone cambiano faccia? Ho dovuto pure stoppare l'exo. Perché sennò mi vanno alla diretta per la musica. Oh 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 oh. Giorgia! Devo sempre urlare. Scusate che mi avvicino un secondo allo specchio, se non probabilmente mi pinzo l'occhio direttamente. Sei bellissimo, grazie. Oh, ci do io. Sappi che le persone cambiano faccia. Giorgia, se no quella urla. Ti giuro che se mi cade qualcos'altro mi arrabbio. Tipo, raga, è la millesima volta che mi cadono le cose. Giorgia! Fai vedermi le unghie, le fa vedere la Gaia. Fai la Gaia, sì. Oggi vi metto la storia dove dico tre aggettivi, così almeno potete indovinarle. Dove vai? Vado alle giostre, però prima non dovrei mangiare e alle 4 dovrei andare alle giostre. Perché nessuno va prima? Cioè se vanno prima sono tutti i miei amici maschi. Troppo niente. Quindi è per questo che andrò alle 4. Se no vado prima, però non voglio. Fai ridere. Perfetto. Almeno faccio ridere e non piangere. Oh, oh, oh. Mamma mia, ci metterò 3 ore solamente per fare queste ciglia. Nessuno. In più devo cambiare anche la maglietta perché l'ho già sporcata, giustamente. Quindi la cambierò. In più non so neanche come vestirmi, ho messo la tuta della McKenzie, ma la felpa l'ho già messa ieri, ho detto sinceramente non penso io voglia rimetterla. Ci ho messo così. Dovrebbe essere vita bassa. Così, prima la pancia, lo stridirò. Se lascio la strada, non mi importa nada. Ramo sulla spiaggia, dalla sera alla mattina. La è maliziosa, maliziosa, ma de che? La mia estrazione. Sì, oggi ci sono le giostre. Dove vai le giostre di Ro? Che correttore usi? Di Orbex Stage. Che bel fisico. Grazie. Oh, oh, oh.
Male, malissimo, male. Ciao, Ali, come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Ma vivi a Roma? No, sono di Milano. Con le labbra si toccare. Come faccio a toccare con le labbra il naso? Massimo con la lingua. Devi andare agli ostresi. Con chi ti trovi ovviamente della USA? In realtà un po' con tutti. Io ti ho visto gli ostresi. Sei bella. È una domanda. Te il vale malissimo. Mamma. Di sopra, non so, stanno martellando, non so cosa stanno facendo. Queste ciglia scommetto che non verranno per niente bene, perché non sono prendendo mascara, mi sto per arrabbiare. Anche io vedo le giostre oggi. Mamma mia, sarà l'ultimo giorno di giostre per questa settimana. Perché domani è Pasqua, quindi sono qua là. I miei genitori. Lunedì è Pasquetta, quindi saremo insieme amici di famiglia. E martedì fare compiti perché è l'unico giorno che posso farli. Anche perché non ho danza, quindi. È l'unico giorno che posso farle. Del vale maliziosa, maliziosa matti che. Comunque, raga, ho fame. Ah, dove sono le giostre? Dove sono le salve d'acquisto? A scuola salve d'acquisto. Penso si chiami così, non lo so, non mi ricordo. Cioè, mi ricordo la via più che altro. Come li fai i capelli ricci? Cioè, devo ripassarli, fanno schifo, così. Anche perché ieri li ho fatti tipo in 3 secondi. Davvero, bagnato i capelli, ho fatto un po' così e basta. Quindi oggi avrò tempo per farli, anche perché da mo' alle 4. Ce ne vuole, cioè alle 3:30 partirò di casa per essere lì alle 4. Tum, tum. Io spero solo che il trucco del contesto sia uscito bene, perché sennò probabilmente potrei struccarmi e ritruccarmi da capo. Non mi piace. Cosa molto probabile. Oggi non lo so. Non è che mi piaccia molto. Fammi vedere le unghie. Voglio fare a vedere la gavetta sul suo profilo. Oggi tanto faccio la storia. Del vale maliziosa. Devo pensare se mi piacciono queste ciglia sì o no. E cosa devo migliorare? Sei sicura alla fine perché qua c'è la colo. Secondo voi devo mettere l'eyeliner? Secondo me non lo so. Boh. Non so se metterlo. Del vale malissimo. Boh, vabbè.
perché si erano bloccati i commenti. Sì, non lo mettere. Cioè, io 3 secondi fa me la sono fatta la coda prima di iniziare la diretta. Sono tutti... Sì, mettilo. Mamma mia, guardate che belli. Scusate, solamente che se no si... Vedete tutta la pancia. Del vale malissimo. Devo togliere ancora il... Come si chiama il mascara? Ti sei sporcata, lo so. Non riesco a non sporcarmi. Aspettate. Fino a pochi minuti fa c'era mia sorella. Quindi ho dovuto mettere i miei trucchi a terra. I capelli li fai in diretta, sì. Tanto tempo. Tutto tempo per bere, vedere le unghie, non le farò vedere, le farò vedere tra pochi giorni. Prima di togliere, come si dice, il mascara, intanto sistemo queste sopracciglia perché si sono mosse tutte e non vanno bene. Come sono uscita, non mi piace. Scusate, sono un po' pazza. Mi sono fatta malissimo comunque. Prima ero seduta, come si dice, sulla sedia, solamente che è strana, tipo, sapete quando sfregate e vi diventa tutto tipo il piede rosso? Ecco, esatto, quello. Sono un po' concentrata. Cosa devo fare? La terra. Se la trovate. Ma perché è tutto aperto qua dentro? Perché il braccialetto rosso? Ah, ce l'ho ancora. Sì, raga, tipo sfregato non il piede, la caviglia. Ho fatto così e adesso mi fa male. Sapete quando sfregate su tipo una superficie strana? Ecco. Non mi viene in mente come si chiama. Vabbè, continuiamo con il trucco. L'unica cosa magari decente che so fare è truccarmi. Probabilmente. Magari facciamo che spostiamo questo coso. Rifatta, naturale ma rifatta. Ti trucchi per andare a scuola? Allora, dipende. Nel senso che se magari dopo, tipo esempio lunedì sì, perché appunto dopo radio, quindi mi riposo semplicemente il trucco. Invece, quindi lunedì mi trucco proprio, faccio un trucco completo come lo faccio di solito per uscire. Invece, gli altri giorni metto solamente tipo correttore e mascara, oppure non mi trucco proprio. Dipende. Dipende da come mi vedo. Se mi piace come sono struccata, non mi trucco. Tanto. In classe chi mi deve vedere, detto sinceramente, i miei compagni che mi vedono tutti i giorni, che mi hanno visto anche struccata in pigiama, perché detto sinceramente in gita mi hanno visto anche in pigiama, quindi perché dovrei truccarmi. Professore. No, raga, detto sinceramente, ultimamente non mi vedo bene
con la coda o comunque con i capelli legati, quindi preferisco averli sempre sciolti. E troviamo questo. Non si vede. Mi chiamo Alice Verdenti. Ti chiami tu o mi chiamo io? Lo che dice nella calle sono mie. E tu stai ballando, eri in tuo club, però tutte qua mi stanno guardando. E tu sinceramente da questa... con questa luce sembro tipo più colorata di non so che cosa. Ma giuro, ripeto, che non sono così tanto. Segui amici? No. No. Un po' di tempo fa lo seguivo, ma... adesso non serve niente, tutto sinceramente. Non guardo quasi mai la TV, tranne vabbè a pranzo, a cena. Però... non guardo così, non guardo quasi mai la TV o comunque questi tipi di serie, come volete chiamarli, boh. Solamente qualche film o qualche serie su Netflix e basta. E su Prime, vabbè. Dov'è le giostre? Tra le varie foto. Detto sinceramente, adesso che mi hai finito lo struccante, come faccio? Cioè, devo scendere giù? Ma si blocca tutto. Perché mi sono truccata così male? Cosa ho fatto? No! Io lo sapevo, mi sono lavata le mani perché io tipo dopo un bel po' che mi trucco, tipo dopo che ho fatto la base, quindi mi sto iniziando a mettere la maschera, mi devo lavare le mani. Devo lavarle quasi sempre perché odio sentire tutto il trucco sulle mie mani. E quindi non ho ancora asciugato il lavandino perché mi devo rilavare le mani. Mi è caduta la cosa dentro. Non fa niente. Baby, I like this. E adesso scusami, devo scendere a prendere lo struccante? Giorgia! Giorgina! Non è che mi faresti un favore? Non è che mi porteresti lo struccante? Perché se vado giù non prende niente. Bella risposta. Se no mi devi intrattenere 5 minuti la diretta. Aspettiamo. Che faccio il TikTok. Anche perché non riesco a vedere questo mascara sopra le ciglia? Sopra le palpebre. Perché se vado giù non prende niente, si blocca tutto. Adesso sinceramente vorrei evitare questa cosa. Mi chiedo perché. Tanto non posso fare niente adesso. Non mi risponde. Intrattieni la mia diretta o vai a prendermi lo struccante? Mi intrattieno la diretta, quindi vi lascio mia sorella, 5 secondi. Cos'è che devo portare giù? Devo mettere a lavare? Yes. Ciao amici, finisco di truccarmi con i trucchi della Alice oggi.
Ma mi ha aperto i miei trucchi. Mi ha aperto i miei trucchi. Vabbè, sono sempre il suo solito. Mi ruba sempre i miei trucchi, non ho capito. Io adesso gli rubo i suoi. Quindi mi farò il... metterò l'illuminante suo. Gli sta bene. Ciao. No, io no. Io alle giostre non ci vado. Da lì c'è sì, io no. Ciao. Io adesso mi metto il... Giorgio, tu non vai capire, stavo cadendo. Stavo cadendo. Perché? Perché... A parole tue, mi avvando. No, perché in poche parole... Io stavo passando... Sembra che c'è l'occhio nero. Sto passando due gradini, no? E una volta... Già ieri l'ho fatto. Al posto di passarne due, ne sto passando tre, quindi sto perdendo l'equilibrio. Grazie per avermi... prestato. Cioè, già, già... Allora, raga. Ogni volta che lei mi piace qualcosa di costoso, oppure no... Aspetta, i miei trucchi... Aspetta, non mettermi il mascara. Ora che io non ho finito di metterlo. Fa niente, no, ti sto rubando. Cioè, raga, già sono introvabili sti mascara. Mia... mi sta finendo la cipria e lei la usa. L'illuminante che non penso... La cipria, se mi dai i soldi te la vado a prendere. Ah, se ti do i soldi, capito? Beh, certo, scusami, è la tua. Mica dovresti comprarmela tu. Mica il tuo compleanno che ti devo fare il regalo, devo spendere 40 euro di cipria. Cosa c'entra? Grazie, anche questo mi hai preso. No, no, è per me, oh, già, già. Lì dentro ce ne sono altri. Dove? Qua dentro, apri. Grazie. Si chiude, Dammi un attimo. Oh. Sei fermo. Sì, vabbè, una roba decente devi fare manco quella. Oh, ma cosa vuoi? Grazie. Cioè, mi devi coprire in tutto, guardatela. Mi sono sporcata, mi devo pulire. Cosa non è che tu... Poi dice a me che mi sei l'unica in tutto il mondo. Sì, ma io non mi sporco tutta la palpebra, cioè... Mi sporco vicino qui e non tutta la palpebra. Oh, hai qualche problema? No, guarda. Hai qualche problemazione? Ti ricordi? Tu la vuoi finire di sporcare? No, lo butti. Ok. No, raga, una persona che conosco fa sempre qualche problemazione. Ah, è quella lì. È corretto. Sì. Amico della frana. Va bene, basta, ciao amici, me ne vado via. Finalmente. Hai qualche... Giorgia, hai qualche problemazione? Sto malissimo. Questa parte di diretta. Hai qualche problemazione? No. Giorgio, secondo te devo mettere il... No, ciao. Se vuoi. No, ciao. No, subito, via adesso. Allora, no, no, dai. Dai, mettere... no. Secondo te devo mettere la tinta labbra? Anche secondo me devo mettere la tinta labbra? No, sei la bambina. Subito che hai qualche problemazione. No, comunque devo sistemare qualcosa. Il mascara, perché non mi piace. Dove il mascara è quello di Essence. Oddio, mi sono spaventata. Detto sinceramente, non è che mi piaccia molto questo mascara. Cioè, non mi piace come ho fatto le ciglia. Secondo me, quindi, devo mettere il rossetto, sì o no? Secondo me no. Solamente io posso mettere il mascara così. Mascara
mio preferito è assolutamente questo, tutta la vita. Non metterlo. Raga, secondo me qualche problemazione spaccherebbe. No, oggi però sono uscite bene le ciglia. Secondo me gloss... No, raga, io odio queste cose. Cioè, odio... il gloss. Odio il gloss o tinta labbra oppure non mi piace nient'altro. Oh. Devo ancora pulirmi un pochettino dal mascara, giustamente, perché anche se lo sistemo mi risporco, ma è giusto sulla radice, quindi ci sta che mi sporchi, ho detto, mi sporco. Detto sinceramente, non so se mi piacciono. Sono un po' combattuta con queste ciglia. Cioè, sono belle lunghe, però... Ho un occhio diverso oggi. Tutto... Sono troppo concentrata. Sì, mettilo. Facendo cadere tutto. Ok. Ho finito di truccarmi. Adesso dobbiamo fare questi capelli orribili. Stupendi. Giuro, ma stupendi. Aspettate però prima, tanto mettiamo la pinza. Prima, prima sistemiamo, laviamoci le mani, che odio questa cosa, e sistemiamo i trucchi e poi facciamo i capelli. No, verso il braccialetto. Ma ragazzi, io sono un genio. Sono davvero un genio. Dove i pantaloni? JD. Dalla McKenzie. Fatti liscia. Ma raga, ho già i capelli con la spuma, quindi... Li ho già portati alla mia natura, quindi... Non penso sia molto facile riportarli... Cioè, farli diventare lisci. Ma poi vengono tutti rovinati. Allora, dobbiamo togliere tutti i trucchi e poi rimetterli dentro. Mamma mia, che casinista che sono. Devo farmi vedere. Aspettate. Allora, mettiamo prima tutti i pennelli. Diciamo che asciugo, così lo metto qua dentro. Mi stanno chiamando. Non risponderò adesso. Origine del tuo nome. Boh, tagliamo. Cosa ne fai? Voilà! Ok, adesso... Adesso mettiamo... per bene i trucchi via. Sto già impazzendo. Hai un figlio. Io. Qualcosa non quadra. Però fa niente. Allora... Qua mettiamo tutti i pennelli. Oh oh. Come ti... Bella domanda. Non lo so. Non lo so, perché ha detto sinceramente... Allora, ieri... Adesso vi spiego.
ieri ho messo la felpa di questa tuta che ho adesso, perché mi piaceva e perché era calda ed era comoda. Il problema è che a me dà fastidio mettere le cose 2 giorni consecutivi. Non lo so, raga, è una cosa che proprio non tollero. Quindi, magari, cioè, metterla 2 giorni dopo, sì, perché comunque è lavata. Ma metterla il giorno dopo, raga, non riesco. Quindi, o mi cambio di questa idea, oppure non so come vestirmi. Giustamente io quando devo mettere via i trucchi devo ripulirli tutti da capo perché non va bene. Anche se non sono sporchi perché li ho puliti ieri. Ma io devo pulire tutto. Dove vai alle giostre di Rocco? Questi non li ho usati. La pinza mettiamola dentro, questo pure. Queste cose vanno tutte buttate. Questo, l'elastico no, ci mancherebbe altro. Questi cosi, no, non cadere. Io lo sapevo. Ma perché Alice, quando mai non fa cadere qualcosa? Mi è scrocchiato tutto la caviglia. Oggi non mi viene in mente questa cavolo di caviglia. Certo che ho messo un po' le cose a caso. Puliamo qua. Io devo pulire sempre tutto, se no, raga, io sono maniaca del pulito, giuro. Cioè, non lo so, è più forte di me. Allora, questo va buttato, che quelli che sono appena, che ho appena utilizzato adesso. Questi due idem, perché li ho utilizzati mia sorella e non li ha buttati, ma ci mancherebbe altro, che Giorgia ha buttato qualcosa, si perde qualcosa. Voi dovete capire che Giorgia è una casinista. Che blush usi, quello di Rare Beauty? Quando sei nata? Il 5 novembre. Prendiamo tutti questi che li ho presi puliti apposta. Sì, ma io adesso sto pensando una cosa. Se ho finito il, come si chiama, lo struccante, quello che portavo sempre qua dentro, quello piccolino, come faccio quando sono in giro a togliere il mascara se non ho lo struccante, ma solamente questi cosi? Oh, raga, lo comprerò. Devo cercare sempre di farmi a casa. Un'altra volta che mi è caduta un'altra cosa. Ma giustamente ci sta. Che mascara usi? La Love Extreme di Essence. Mettiamoli qua dentro. Ok. Ho messo tutto. Buenos dias, buenos dias. Che fai? Mi sto preparando. Vediamo tutto, giustamente. Raga, comunque questo... Vediamo anche i telefoni. Giustamente. Questo video ti stavo dicendo... Raga, è la svolta, ho detto sincero. Questo lo devo lavare, quindi dopo lo laviamo. Ma adesso la così almeno finiamo la sfuma. Dovrei sistemare anche qua sopra. Queste calze vanno messe a lavare. Ma come ha fatto il letto questa? No, raga, non avete capito. Questa qua non la manco. Questa qui non si è fatta più niente. Cioè, non. Volete vedere come ha fatto il letto? Questo è il letto fatto da Giorgia. Qua tutte pigliate. E qua ci sono io. Giustamente Giorgia non sa fare nulla. Perché lei va sempre di fretta, raga? Io le cose di fretta le odio.
faccio una cosa per bene oppure non la faccio. Ok. C'è un po' questa parte. Sono tutti strani. Sono tutti ancora con la sfuma, sono tutti rigidi. La prenda da vedere come la tua. Sì. Mettiamola un bel po'. Tutti mi chiedono perché mi escono. Secondo me perché per un momento ho detto mi è tanta la schiumetta. Perché mi escono? Perché raga, io metto un botto di schiuma e poi cioè faccio tipo separo un po' i capelli, cioè non è che li separo, però comunque faccio tipo diverse sezioni. Tanto iniziamo a separare per bene tutti i capelli, cioè iniziamo a bagnarli e li separiamo anche, perché sennò se facciamo ciocche unite vengono dei capelli bruttissimi. Questa parte che carina quella qua. Mettiamo tanta schiuma. Devono uscire perfetti, se no non mi piacciono. Sto quasi sento tutte le pollicine che vanno. Facciamo anche questa parte. Per bene, se no non ci piacciono. Sei stupendo, grazie. Forse si vedono, no raga, fidatevi che è anche poca. Sto tantissimo tempo io a fare sti cosi. Se no non mi piace. Con calma. A Pasqua parti? No. L'anno scorso eravamo partiti per la Maddalena, però quest'anno no. Purtroppo. SMR. Raga, io ci metto troppo tempo a fare sì. Perché allora, ieri ci ho messo tipo 2 secondi, per forza ci devo mettere 2 secondi, infatti erano usciti bruttissimi, invece oggi devono uscire perfetti, se no non va bene. Dove vai alle giostre? Che poi raga, dopo un po' si asciugano e diventano così ricci, a me non piacciono, quindi è per questo che metto tanta, perché voglio proprio l'effetto così che rimangano bagnato. Si sono piena di schiuma. Devono uscire perfetti. Mettiamoci in testa questa cosa. Ma che hai fatto alla voce? Ma raga, tutti mi state dicendo che cambio voce. Non sto cambiando voce. Cioè, nel senso, alcuni mi dite che dopo un po' cambio voce.
è sempre normale. Al massimo cambio tonalità. Siamo andati in Sardegna, sì, anche la casa. Raga, io non riesco più a farmi il bagno da un'altra parte. Esempio, se vado giù in Puglia, non riesco a farmi il bagno, raga. O deve essere l'acqua proprio limpida, oppure non riesco più a farmi il bagno. Mi fa strano, perché comunque, raga, in Sardegna l'acqua è stupenda. Non ci sono le meduse, non ci sono pesci. Cioè, oddio, le meduse ci sono, però di sicuro ce ne sono di meno. Non stiamo facendo niente. Ho la stessa schiuma. Boh, raga, in realtà io le cambio. Adesso è già la seconda volta che prendo questa, perché mio papà mi ha visto con questa qua, quindi mi ha ripreso questa. Però quando magari me la compro io cambio, anche se questa mi piace. Dove sei nata? A Ro? Non lo so, sapete? Come ero? Bene. Ciao Gaietta. Cioè, per adesso, come mi fa i capelli, mi è sempre piaciuto. Sei bene, Riccia, grazie. Ok, adesso dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte, poi dobbiamo fare bene dietro. Dove hai preso la schiuma? Giostre, sì. No, le unghiette non le posso fare ancora vedere. Vorrei fare a vedere la Giorgia. Sì, la Giorgia, la Giorgia. Ma io sveglio la Gaia, perché stavo leggendo un altro commento che ho perso. Li hai bagnati? No. Mi scivolano le mani. Oh, ho riperso un altro commento. Trovo anche semplicemente al supermercato. Ma penso di sì. Bagniamoli per bene. Vi metto il tag oggi sulle storie di come si chiama Gaia su Instagram. Ma come fa senza me? Li bagno con la schiuma, cioè con la spuma. Li bagno semplicemente con questa e escono. Ma perché, raga, a me non sono proprio lisci di natura, sono strani, sono mossi, quindi a me escono subito. Però penso che usciranno anche facilmente alle altre. Giustamente chi ha i capelli stra mega lisci, no, è un po' difficile farli. Ho un nodo, come faccio? Facciamo prima questa parte, no? Che sennò ci metto 30 anni. Sei bellissima, grazie. Sì. Ho trovato un modo. Facciamo che li facciamo tutti adesso. Facciamo a casa. Prendiamo lì. È tipo la 30ª volta che li bagno e basta, ma meglio, perché sennò non esco. Hai i capelli, non è che ce li abbia proprio riccissimi,
Però non sono lisci miei di natura, sono mossi, alcuni un po' più ricciolini, altri un po' più lisci. Diciamo che non ho dei capelli normali. Ciao Alice. Comunque raga, veramente ci metto tantissimo a farli per bene. Che poi faccio così, non so perché. Io come i capelli di Alice. Ti piacciono i capelli ricci o lisci? Beh, detto sinceramente, ci sono volte in cui mi preferisco liscia, altre in cui mi preferisco riccia, però ultimamente mi preferisco molto più riccia. Cioè, boh, mi piacciono di più perché, in poche parole, io quando mi faccio liscia mi sembra come se avessi tantissimi capelli, come se avessi anche capelli stragonfi, quindi per me sembrano tanti, ma in realtà non ho tanti capelli. E quindi mi dà fastidio questa cosa, tipo che li metto davanti e sembrano tantissimi. Invece così sembrano di meno, o almeno credo. I capelli lisci si sporcano subito, anche quello, raga, giuro. Però esempio, io quando me li lavo, oramai che sto prendendo di nuovo la scia di farmeli ricci, ma sempre, raga, perché con la piastra sì, ok, avrei già finito perché questa piastra ci mette 5 minuti, fa una passata e ce li ho tutti perfetti. Però, esempio, dopo un tot ho di nuovo i capelli mossi. Non mi durano per niente a me i capelli lisci, lisci, lisci. Sto dicendo quindi anche per quello che preferisco farmi riccio, perché mi durano di più. Che poi ieri non mi sono durati, cioè mi sono durati per tutta la giornata, sì, ma non mi sono durati quasi niente perché come si dice? Perché li ho fatti tipo in 3 secondi e avevo messo pochissima schiuma. Adesso è arrivato il momento di ripassarli così a caso. Devono finire perfetti, se no mi arrabbio. E no, raga, la lacca assolutamente no. Giuro, raga, odio la lacca. Ce l'ho di là, però la cosa più odiosa, penso. L'odio stratanto. Ehi, cosa ci fanno questi capelli così? Che odio, perché mi stanno venendo questi qua? Raga, c'è sempre una parte che esce male. E è odioso quando escono così. Dove vai? Devo andare alle giostre, però magari prima mangio. Li asciughi dopo? No, raga, mi faccio così, effetto bagnato. Ma poi, a parte che in realtà i capelli non sono veramente bagnati, sono effetto bagnato, non ho i capelli bagnati. Raga, l'altra volta che me li sono fatte in gita, in poche parole il prof mi fa: ma cosa ci fai con i capelli bagnati a quest'ora? È la sera. Me li sono fatte sia la sera che la mattina. E fa: cosa ci fai con i capelli bagnati? Cioè, no, proprio non sono bagnati. Che giostra, che giostra dirò. Perché questo qua non sta uscendo? Sei troppo bella, grazie. Ah, ma vado alle giostre di Ro. Fai vedere gli anelli. Li ho fatti vedere in un video, però li ho cambiati. Allora ho messo questo qua, magari facendomi vedere le unghie, e questo qua, che sarebbe quello della gita di Trieste.
Poi questo qua, scusate per la schiuma, di Pandora. E questo qua con la C e questo qua. Mettiamolo dietro. Mettiamo adesso per bene dietro come dovrei uscire. Voilà! Sono bellissime. Magari arricciamoli un po' più di sopra. Tanto raga, prima di uscire sicuramente mi farò... mi metterò un bel po' di schiuma. Però guardate. Mi piacciono tantissimo. Come sempre. Niente ragazzi, io vi do un grande bacione. Mi laverò le mani. Mangerò. Aspetterò fino alle 3:30. Sì. E poi finalmente subito alle giostre.